Ben ritrovati a voi tutti, cari amici. Allora, come dicevo già nel primo video, ieri si è disputata la partita inaugurale della nostra nazionale italiana di calcio maschile, la Lega A della Nations League, prima giornata Italia-Bosnia-Herzegovina, gara terminata al punteggio di 1-1. Attraverso le reti di Dzeko per gli ospiti al 57esimo della ripresa, 10 minuti dopo Sensi con assist di Insigne pareggiava. Quindi possiamo dire una gara che per quanto mi riguarda, vabbè, ovviamente io sono dell'opinione che è normale, ora non è che tutte le gare devono essere piene a rischio di gol, però insomma, un po' mezza addormentata al primo tempo e poi difatti una volta che la Bosnia pareggia ha segnato un 1-0, poi sono automaticamente crollato nel sonno profondo e quindi questa mattina ho visto il risultato finale. Comunque, un'Italia che sarà impegnata credo lunedì contro l'Olanda, in Olanda, Olanda che ha battuto in casa per 1-0 la Polonia dell'ex milanista Piontek. Ricordiamo una delle regole della Nations League che la prima accede ai playoff, ricordando anche che la stessa Nations League ha grandi possibilità di passaggio per i mondiali che poi ci saranno nel 2022 in Qatar, mentre l'ultima, la quarta in classifica, retrocederà nella Lega B. Quindi ovviamente ci auguriamo che nella seconda partita, ovviamente che non sarà assolutamente facile sul campo dell'Olanda, dove ricordiamo anche loro, sono, anzi in Olanda il campionato non è stato concluso, ma partiranno direttamente con la stagione 2020-2021 dell'Eredivisie. Mentre in Italia, come tutti sappiamo, il campionato 2019-20 è stato finito, ma si ricomincerà tra 2 settimane circa. Quindi, in conclusione, per chiudere, l'Italia, senza purtroppo il pubblico, per le note vicende che sappiamo tutti, pareggia 1-1 contro la Bosnia, nonostante il vantaggio momentaneo degli ospiti con Edin Dzeko al centro, come tanti giocatori delle trattative del calciomercato quest'anno un po' particolare, che si chiuderà in Italia i primi di ottobre. Speriamo in Olanda di, certo, fare il risultato lì è altrettanto difficile, però magari provare a impegnarsi un po', insomma, certo, l'Olanda ha vinto 1-0, noi 1-1, insomma, comunque chi vivrà vedrà, quindi gustiamoci quest'altra partita lunedì, come anche ieri con diretta su Rai 1. Grazie a tutti, alla prossima, viva il calcio, viva lo sport, e lo spettacolo. Ciao e alla prossima, ciao, yes!